rolling up, Uber black Cadillac, high heel boots and a sexy body full of tats. Baby's bad, oh baby's hella bad. After her there ain't no coming back. Wanna take a run at that. I think she's feeling me, turn it up a few degrees. My imagination of her body gets the best of me. Oh gosh, she's such a tease, bitten lips, bruised. Ed eccoci qui per una nuova puntata di Lake Trout Academy. Oggi siamo a Oscasale. Oscasale è una frazione di Cappella Cantone, un comune in provincia di Cremona. Ci troviamo quindi ai tre laghi di Oscasale, un complesso costituito da appunto tre laghi. Uno più grande alla mia destra, dedicato principalmente al car fishing e allo spinning predatori, ossia black bass e lucci. Uno davanti a me, dall'altra parte di quello in cui siamo, dedicato espressamente alla pesca e predatori, quindi in cui si pescano lucci e black bass, e quello in cui ci troviamo dedicato fondamentalmente alla pesca della trota lago. Oggi siamo qui in inverno, fa freddo, fa abbastanza freddo, e quindi vedremo in questa puntata come stimolare le trote apatiche. Essendo inverno e trattandosi di un lago dalle piccole dimensioni, profondità massima circa 2 metri, proprio qui dove siamo ho scelto questa postazione perché conosco un po' il lago, e proprio dove siamo noi il fondo degrada lentamente, quindi le trote nella stagione invernale, oltre ad essere particolarmente indolenti e apatiche, tendono a stazionare proprio sul fondo, a ridosso di esso, e a prediligere zone con fondali bassi, perché praticamente le trote sono in frega e quindi tendono ad andare in queste posizioni del lago. Inizieremo quindi la nostra battuta di pesca con una lenza galleggiante, cercando di sfiorare con la nostra esca appunto il fondo e adottando un recupero lento adatto appunto ad invogliare queste trote che sono particolarmente ferme. A questo punto quindi scegliamo la canna, scegliamo la lenza, parleremo anche della lenza e iniziamo la nostra battuta di pesca. Come abbiamo detto, pescheremo galleggiante, quindi scegliamo una canna galleggiante, proprio una Trabucco Switch TRT Float, quindi una nuovissima canna espressamente spensata per la pesca galleggiante. In questo caso inizio con una azione power, quindi l'azione più potente di questa serie, quindi adatta anche ad insediare trote di grandi dimensioni, sulla quale ho equipaggiato una lenza galleggiante da 2,5 grammi, quindi un peso che ci consente di andare in pesca abbastanza velocemente e di essere subito pronti al recupero della nostra esca. Per la realizzazione della mia lenza ho scelto un galleggiante Trabucco HT Pro Scuba. Si tratta di un galleggiante non espressamente pensato per la pesca della trota in lago, ma nel quale ho individuato le caratteristiche ideali, secondo me, anche per la nostra tecnica di pesca. Infatti il suo corpo è estremamente robusto e resistente e il filo è passante all'interno del corpo. In realtà si tratta di un galleggiante a cui ho dovuto mettere mano per fare alcune modifiche, tra cui l'antenna sarebbe stata molto più lunga, quindi l'ho tagliata e accorciata, idem la deriva, che era molto più lunga ed è stata anch'essa accorciata in maniera da rendere il galleggiante più rapido in pesca e per far sì che la nostra lenza entri in pesca in maniera più rapida, quindi prima. Dopodiché un'altra modifica che ho effettuato è che praticamente questo galleggiante aveva sulla sua deriva un filo di piombo che consentiva di effettuare una piombatura inferiore rispetto al peso del galleggiante. Io l'ho eliminata e quindi ho effettuato la piombatura del nostro galleggiante effettuando un bulk di pallini, ossia una serie di pallini tutti vicini uno all'altro in maniera da tarare il galleggiante alla perfezione. La nostra lenza ovviamente si conclude con la immancabile girella tripla e un terminale di circa 40 cm. Bene, allunghiamo quindi la nostra canna e poi ci apprestiamo a fare i primi lanci. Vedremo poi come determinare la corretta profondità di pesca in base alla situazione e poi scegliamo l'innesco e vediamo di riuscire a catturare subito qualche trota. Come abbiamo detto, siamo in inverno, quindi le trote sono a ridosso del fondo, di conseguenza dovremo fare in modo che la nostra esca sia il più possibile vicino ad esso. Come facciamo con una lenza galleggiante? Dobbiamo determinare la profondità corretta di pesca, quindi ci serviamo di una sonda, che non è nient'altro che un piombo, da fissare al nostro amo. Una volta fissato questo piombo al nostro amo, metteremo la nostra lenza in acqua e il nostro galleggiante dovrà rimanere fuori dall'acqua senza affondare. In questo caso significa che la profondità di pesca è troppo elevata. Io lancio un po' fuori perché qua sotto, come avevo detto, c'è poca acqua, quindi non sarà il punto giusto in cui dovremo pescare. Se il nostro galleggiante affonda, come in questo caso, siamo alla profondità di pesca perfetta per avere la nostra esca a ridosso del fondo. Quindi questa è più o meno la profondità perfetta di pesca a cui dovremmo iniziare la nostra pescata. Iniziamo oggi la nostra battuta di pesca con un innesco doppio, per il quale utilizziamo un'esca Slurp Spaghetti, che è un vero e proprio spaghetto che taglieremo alla nostra lunghezza desiderata,
abbinandolo a una camola naturale del miele. L'utilizzo di uno spaghetto insieme alla camola del miele costituisce un innesco doppio che ha fondamentalmente due vantaggi. Uno, ci consente di fare un mix di colori e quindi risultare più attraente per le trote, e lo spaghetto ci consente inoltre di risparmiare camole, nel senso che non dovremo sostituirlo ad ogni cattura, ma potremmo effettuare più catture a ripetizione senza doverlo sostituire. Quindi ho infilato il nostro spaghetto sull'amo, facendolo passare fino sul filo, dopodiché prendo una camola del miele, partendo dalla sua testa, la innesco nel nostro amo fino a poco più di metà del corpo, per poi uscire con la punta e creare il solito nostro innesco ad L. Questo è il nostro innesco doppio e vedremo se sarà efficace nel catturare subito una trota. Eccola, abbiamo catturato la prima trota con il nostro innesco doppio, quindi è risultato efficace, è stato subito apprezzato. Il colore bianco ci aiuta sempre in quasi tutte le situazioni, a mio avviso è uno dei colori più redditizi in generale, e la camola fa sì che la trota non molli una volta che ha preso in bocca la nostra esca, perché sente appunto l'esca naturale. Ecco la nostra trota, un bel pesce, ben pinnato, come vedete, la slamiamo e vediamo se riusciamo a prenderne subito un'altra. Quindi le nostre trote sono apatiche, ferme sul fondo, e noi dobbiamo far sì che la nostra esca gli passi davanti, quindi abbiamo settato la profondità di pesca in maniera corretta, effettuiamo un recupero anche a galleggiante e anche a tremarella, quindi facendo tremare la cima della nostra canna, imprimendo così le vibrazioni all'esca, che vibrando davanti alla bocca delle trote le stimoleranno ad aggredire la nostra esca. Ovviamente le trote, come vi ho già anticipato, in inverno sono particolarmente indolente e lenti, di conseguenza lento, altrettanto lento dovrà essere il nostro recupero, che possiamo anche intervallarlo da pause più o meno lunghe, quindi possiamo fermarci appunto un attimo, la nostra esca rimarrà sul posto e dopodiché ripartiamo. Molto spesso capita di vedere abboccate proprio nel momento in cui ci fermiamo o alla ripartenza. Un consiglio sempre per come stimolare le trote riguarda anche la qualità del nostro innesco. Quindi in questo caso, che stiamo utilizzando anche una camola naturale e fa molto freddo, vi consiglio di tenere la scatoletta in tasca in maniera che le camole rimangano più vigorose e durante il nostro innesco non si rompano, ma fanno sì che il nostro innesco ruoti sempre alla perfezione e resista anche a lanci più ripetuti. Quindi se non avete uno scaldino, tenete le camole in tasca in maniera che quando le andate a innescare il nostro innesco sarà perfettamente roteante e resistente. Subito dopo aver lanciato, attendiamo un attimo che la nostra lenza si distenda e raggiunga bene il fondo, dopodiché iniziamo quindi il nostro recupero lento, sempre lento, più o meno lento, alternando scatti un po' più veloci a pause più o meno lunghe. Nel momento in cui avvertiremo una boccata quando lo stiamo recuperando, ci accorgiamo dalla stina del galleggiante che rimane per più o meno tempo sotto l'acqua, quindi vedremo sparire la nostra astina a seconda di come dell'intensità con cui la trota, ecco che ha boccato, vedete che va sotto. A questo punto aspettiamo che parta bene, dopodiché ferriamo. Quindi non ferriamo subito al primo affondamento del galleggiante, ma attendiamo che sparisca e stia sotto per un po', in maniera da assicurarsi che la trota abbia ingoiato la nostra esca.
Vedete la nostra canna Switch Trout Thought azione power, come combatte senza problemi trote di media taglia, e la portiamo subito a guadino. Eccola, l'ennesima bella trota di questa giornata. Quindi le trote stiamo riuscendo a stimolarle bene, significa che il nostro innesco è azzeccato alla situazione, i colori pure, e anche il fatto che mantengano l'esca in bocca sicuramente è un aiuto che ci dà l'innesco doppio utilizzando l'esca naturale come la camola. Sempre per come stimolare le trote proviamo ora a cambiare tipo di innesco, cambiando quindi sia colore che dimensione e forma dell'innesco. Scegliamo quindi un Yummy Bait brucone, quindi un vero e proprio brucone che ha già la nostra forma, la sua forma ad L, e proviamo a innescarlo sul nostro amo Hisashi 10608N misura 6. Il nostro brucone ad L, quindi iniziamo dalla cosiddetta testa, lo infiliamo tutto sull'amo. Faremo un po' fatica per la sua consistenza morbida ed elastica, che è assolutamente vantaggiosa in pesca in quanto ci consente di non ferrare a vuoto e di effettuare al tempo stesso cattura ripetizioni, perché sarà un innesco estremamente resistente, ma lo svantaggio è quello che la sua elasticità fa sì che facciamo un po' fatica a innescarlo, specie in inverno con le mani molto fredde come oggi. Questo è l'innesco del brucone. Il brucone ha una mescola morbida e elastica al tempo stesso galleggiante, di conseguenza tenderà a far alzare la nostra esca dal fondo, quindi alzeremo un pochettino la profondità di pesca del galleggiante spingendolo un po' più verso la cima della canna. Sto utilizzando quindi una Switch Trout Float azione power, ossia una canna della serie composta da quattro canne differenti, ossia due lunghe 5 metri e due lunghe 6 metri, entrambe disponibili in due azioni, power come quella che sto utilizzando o sensitive, l'altra contraddistinta dal colore azzurro. La power quindi è un'azione, come dice il nome stesso, molto più potente, quindi caratterizzata da un fusto molto più potente, adatta quindi in presenza di trote di grandi dimensioni oppure per chi effettua agonismo durante le partenze di gara. Mentre invece l'azione sensitive, come dice la parola stessa, è una canna molto più sensibile, non soltanto in vetta, ma si caratterizza per un'azione molto più parabolica, adatta quindi per i turni di gara finali oppure quando si utilizzano terminali ultra sottili per non spezzare durante la ferrata e anche durante il combattimento con la trota stessa. Tutte le canne sono disponibili e vendute già montate, quindi con anelli Sea Guide a profilo K, quindi è stato scelto il profilo K per evitare al massimo i grovigli, e anche sono tutte dotate di un blocco teleregolabile, questo qua, che consente di utilizzare la canna di una lunghezza inferiore di circa un metro rispetto a quella totale. Io infatti oggi, dato che la profondità di pesca non è elevata, la sto utilizzando chiusa, in maniera che l'attrezzo è sempre più bilanciato durante l'azione di pesca e ci stanca meno il braccio. Una delle domande che più spesso mi viene rivolta riguarda il terminale. Sicuramente la misura da utilizzare è la più tipica 0,16 mm, per il quale vi consiglio un fluorocarbon di altissima qualità come l'FC403 XPS, che è un filo di elevatissima qualità e che la sua invisibilità gioca a nostro favore, oltre alla sua elevatissima resistenza all'abrasione. L'altra domanda riguarda la lunghezza. Che lunghezza scegliere? Anche nella lenza galleggiante la lunghezza del terminale ha la sua influenza. Ovvero, iniziamo da un terminale minimo di circa 10-15 cm, adatto in presenza di trote particolarmente voraci, quindi che corrono, che mangiano molto velocemente, in cui vorremmo essere molto pronti durante la ferrata,
fino ad andare a terminare anche di 50-60 cm, come in questo caso, quando ci troviamo in presenza di trote un po' più lente ed indolenti, per rendere la nostra esca davanti agli occhi delle trote sempre più naturale ed invogliarle di più ad attaccarla. Quindi in questo caso abbiamo scelto una misura di circa 40 cm, in maniera che la nostra esca risulti morbida. Il verde sembra non dare ottimi risultati, quindi direi di cambiare ancora. Scegliamo ancora il nostro innesco doppio perché sembrava essere molto redditizio, ma proviamo con un colore arancione, quindi prendiamo uno spaghetto arancione glitterato, tra l'altro che i glitter hanno l'effetto di fare un po' effetto brillante, quindi probabilmente inducono anche qualche trota ad attaccare. Ne tagliamo un pezzettino lungo più o meno come una camola, dopodiché lo infiliamo per primo sul nostro amo, infilandolo tutto fino ad andare sul filo, e poi seguirà la nostra camola naturale. Ecco lo spaghetto. E adesso mettiamo la nostra camola naturale sempre in tasca, mantenute al caldo, in maniera che riusciamo a innescarle senza particolari difficoltà. Ecco fatta la nostra solita L e il nostro innesco doppio, eccolo qua. Eccola, sta abboccando, lasciamo andare bene il nostro gareggiante finché va sotto e la afferriamo. Il nostro innesco arancione ha stimolato sicuramente le trote, hanno visto un colore diverso e si sono decise subito ad attaccare. Ecco la nostra trota portata a guadino, un altro bel pesce, una bella taglia e sicuramente ben pinnate. Come avevo già accennato prima, la serie Switch Trout Float è composta anche dall'azione Sensitive, questa caratterizzata dal colore azzurro, che adesso andiamo a provare, sulla quale ho equipaggiato un galleggiante specifico, questa volta per la trota a lago, che si chiama Trabucco Spirit da 2 grammi. È un galleggiante inline, quindi il filo passa all'interno della sua antenna, della sua testa, corre lungo il corpo e esce di fianco. Un galleggiante a forma allungata, quindi ideale nelle situazioni in cui le trote sono un po' apatiche, per il quale ho scelto una spallinata molto più aperta in questo caso, per rendere la nostra lenza ancora più morbida e quindi per stimolare ancora di più queste trote indolenti, presentandogli davanti a loro un innesco molto naturale. Abbinato alla mia Switch Trout Float ho scelto un Trabucco Explore MTC 4005, novità 2022 di casa Trabucco, un mulinario dal corpo estremamente compatto, dotato di 10 cuscinetti a sfera, l'archetto solido tubolare che lascia trapelare un'estrema... Ecco, sta boccando, guardate che il galleggiante è tutto sotto, vedete che ormai parte il filo, ferriamo ed ecco la nostra trota. Ecco l'azione Sensitive, un po' più morbida, lo si vede anche dalla curva della canna, però comunque riusciamo benissimo sempre a combattere le nostre trote senza molta difficoltà e portarle a guadino. La nostra lenza morbida sicuramente è adatta a queste situazioni in presenza di trote particolarmente indolenti con la piombatura più aperta. Eccola, un'altra bella trota. Prima di fare ancora un lancio e prendere magari l'ultima trota della giornata, riprendo il discorso che vi stavo facendo sul mulinello Explore MTC, caratterizzato da un corpo estremamente compatto, un mulinello molto leggero, la bobina sovradimensionata, quindi a vantaggio di lanci lunghi, e col profilo superiore a V, anch'esso a vantaggio di sempre questi lanci lunghi.
e ha dotato inoltre della leva di sblocco dell'antiritorno, sempre più rara sugli ultimi mulinelli, molto comoda e apprezzata per noi pescatori di trota lago. Adesso quindi andiamo avanti a fare l'ultimo lancio e cerchiamo di prendere un'altra trota. Anche questa lenza, ancora più morbida, quindi assolutamente da recuperare in maniera lenta, onde evitare di far salire l'esca troppo dal fondo e per farla permanere sempre di più davanti alle trote che stazionano proprio a ridosso del fondo stesso. Molti di quelli che pescano galleggiante o comunque si fanno l'idea della pesca galleggiante la vedono come una pesca particolarmente statica, ma invece anche una lenza galleggiante può diventare dinamica come tutte le altre tecniche di pesca alla trota, come vedete in questo caso molto più lento perché l'inverno comunque predilige recuperi lenti proprio per le trote molto lente, ma anche la tecnica da galleggiante è una tecnica dinamica. Il nostro galleggiante che sta andando, lo lasciamo partire bene e poi ferriamo. Sperando sempre di non ferrare mai al primo colpo per assicurarsi di più la trota, che tanto, soprattutto utilizzando anche una camola, difficilmente rilascia. Queste trote sono molto vivaci, comunque una bella taglia, ma hanno parecchia forza e tirano parecchio, insomma sono divertenti. Eccola, sicuramente non una trota da gara, un bel pesce, discreto. Siamo giunti quindi alla fine di questa puntata. Ringrazio Sara, che gestisce il complesso Tre Laghi di Pesca Sportiva, per averci concesso questa opportunità di girare questa puntata in questo bellissimo lago. Invito voi a seguirci sul nostro canale YouTube e anche sulle nostre pagine Facebook e Instagram per rimanere aggiornati su tutte le novità e anche per farmi eventuali domande su questa puntata o qualsiasi domanda che vogliate farmi. E nell'ultimo episodio di Lake Trout Academy parleremo di 5 trucchi e segreti per la trota lago, quindi non mancate, vi aspetto, ciao!